La parola del Vangelo ci sorprende sempre, ci sorprende, ci incontra, incrocia la nostra vita mai a caso. Non è mai un caso che il Signore ci rivolga questa parola. Non capita a sproposito, ma viene perché è provvidenziale. Una parola che discende su di noi, sui nostri cuori, sulle nostre vite, per una disposizione divina. Dio oggi, in questa 24esima domenica del tempo ordinario, in questo 17 settembre, dispone per noi una parola dura, forte, impegnativa, a tratti minacciosa, ma anche profondamente consolante. Una parola che sorge, dicevo, improvvisa. Pietro, come al solito, fa una figura molto umana. Pietro è ciascuno di noi, in ognuno di noi c'è un po' di Pietro, in questa irruenza, nell'interrompere i discorsi. Gesù, nel capitolo 18, sta parlando della Chiesa, della comunione che deve regnare all'interno tra i membri della Chiesa, e arriva Pietro. Sembra quasi di ascoltare un bambino, quasi di ascoltare la lite tra due fratelli. Fino a quando dovrò perdonare? Quanti di voi genitori fanno questa esperienza quotidianamente? I vostri figli litigano e chiedono a voi di dirimere le questioni, chiedono di assegnare la ragione all'uno o all'altro. Fino a quando? Ma non è un caso. Non è un caso che Pietro intervenga, non è un caso che Matteo abbia inserito questo intervento di Pietro lì nel cuore di questo discorso sulla Chiesa, perché un attimo prima Gesù aveva detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì è Gesù, in mezzo a loro. E oggi Pietro, nella sua concretezza, dicevo prima, nella sua umanità, pone le obiezioni. Sì, ma il fratello continua a peccare contro di me. Io vorrei essere unito, ma non bastano, si assommano sempre peccati, torti, che riceve Pietro, che ciascuno di noi riceve. Cosa fare allora? Una parola, dicevo, che viene allora a stimolarci, ma prima ancora di essere un imperativo morale, prima ancora di trarre da questo Vangelo, da queste letture ricchissime, un insegnamento per noi, vogliamo accogliere la rivelazione, la carica rivelatrice che è in queste parole, perché la parola di Dio rivela Dio all'uomo, ma rivela anche l'uomo all'uomo stesso. E cosa ci dice oggi di noi stessi? Che nella peggiore delle ipotesi, e questo capita spesso, l'uomo può essere il carceriere di se stesso. L'uomo può essere il suo peggiore aguzzino. È l'uomo che si chiude a tripla mandata in un carcere. Ogni volta che sceglie di non perdonare, ogni volta che sceglie di serbare rancore. Non parliamo del dimenticare, è diverso. Dio solo può vivere, può essere considerando di aver dimenticato la vita. Noi porteremo sempre le nostre cicatrici, il dolore delle ferite, eppure non possiamo accettare di chiuderci in un carcere, non possiamo accettare di avvelenare le nostre vite, non solo, quelle di tutti quelli che abbiamo attorno. C'è una espressione, una condizione particolare che costituisce la prima condanna, che ci identifica, identifica l'uomo che serba rancore, l'uomo che si condanna a non perdonare. Dice l'Evangelista, si è venduto lui con la moglie, con i figli e quello che possiede. Una condanna, una tristezza, una schiavitù che coinvolge non solo me, ma tutti quelli che ho attorno. Una tristezza che avvelena i rapporti che io vivo. Una tristezza che mi impedisce di godere finanche dei miei beni. Condannarsi a portare rancore, ma questo vale per tutti i peccati, in realtà avvelena come una radice maligna tutto quello che io vivo.
E allora il Signore, per grazia, oggi viene a stimolarci, viene a risvegliarci dal torpore, viene anche a riaprire i nostri occhi. Non è necessario far trionfare la tua ragione. Non è di questo che stiamo parlando, è chiaro, è giusto. Gesù, quando sarà percosso durante la sua passione, dirà chiaramente: se ho sbagliato dimostramelo, altrimenti perché mi percuoti? Ma il Signore Gesù ci sta chiedendo di andare anche oltre questa dimostrazione. Gesù ci sta chiedendo di essere liberi, ci sta offrendo una libertà, una vita fuori da questo carcere, una vita fuori da questa stanza buia nella quale ci siamo chiusi, una vita che può essere finalmente gioia, apertura, comunione, amore per tutti quelli che abbiamo attorno. E il primo passo per poter vivere così nella libertà, il primo passo per uscire da questo carcere è appunto il perdono, ma innanzitutto un perdono ricevuto. La coscienza, lo abbiamo detto all'inizio della nostra celebrazione, che tutti noi siamo peccatori, che tutti abbiamo ricevuto per grazia. Perdono in greco è charis, cioè grazia. Abbiamo ricevuto gratuitamente il perdono, non lo meritavamo. Quanti di noi accorrono a questo santuario o ad altri santuari proprio per ottenere misericordia? Quando siamo disperati, quando non sappiamo più a chi rivolgerci, quando necessitiamo di questo perdono più della nostra stessa vita, corriamo qui, ci inginocchiamo, entriamo nel confessionale e otteniamo questo dono gratuito, insperato eppure così desiderato. Questa esperienza di libertà e di liberalità da parte di Dio ci deve insegnare, ci spinge, perché se è vero che l'uomo, come dicevo, può essere carceriere, ma lo fa, dice la prima lettura, perché l'uomo è carne, è fragile, è limitato. Anche nel tempo, lo dice la prima lettura, dice: guarda, pensa alla fine e perdona, pensa al fatto che tu sei limitato, che tu non sei onnipotente, proprio per questo perdona, in considerazione dei tuoi limiti perdona, in considerazione del fatto che Dio nella sua bontà ti ha ricolmato di grazia, impara a perdonare. E il perdono di Dio allora discende su di noi dalla croce di Cristo, dalla sua passione, morte e risurrezione e quindi dai sacramenti, discende su di noi come un balsamo, come un principio di vita nuova, come qualcosa che appunto non solo ci libera, ma ci rimette in piedi, ci dà futuro. Il perdono che Dio ci offre, quel perdono che magari oggi abbiamo attinto dal sacramento della riconciliazione, ci concede futuro, ci concede storia, ci concede giorni, vita, vita eterna qui, ma anche quando chiuderemo gli occhi a questa terra. Quando il servo chiede al suo padrone: abbi pazienza, non è l'idea di pazienza che abbiamo noi, la pazienza che erroneamente attribuiamo a Giobbe, cioè colui che sopporta tutto perché non può fare altro, che sopporta per non dover litigare, perché non può litigare nemmeno con Dio, Giobbe, quindi non può ardire, non può osare, eppure ci prova. La pazienza è guardare avanti, è lungimiranza, è desiderare qualcosa che è di là da venire. E allora quando il servo chiede pazienza al padrone, gli sta chiedendo: dammi futuro, dammi storia. Non guardiamo più al nostro passato, al mio passato di peccato, non guardiamo alle macerie che mi sono lasciato dietro, ma guardiamo avanti a quello che possiamo costruire. E allora il perdono di Dio è un atto di immensa fiducia nella tua vita, nelle tue possibilità. Dio, perdonandoti, sta guardando con te il tuo futuro e quindi ti offre di rialzare la testa, non più solo ripiegato su te stesso o a piangere sul latte versato, sulla tua vita, sugli errori che hai fatto, ma a guardare avanti.
Dio ti offre in questo momento, a partire dalla confessione, ma anche dal sacramento dell'Eucaristia, da questa celebrazione eucaristica che ci fa toccare con mano, che ci fa attingere al corpo e sangue di Cristo, alla nostra salvezza, oggi ci offre futuro, una storia tutta da scrivere, una storia che però non cominceremo a costruire tra qualche anno, ma subito, appena usciamo. E questo è il destino di questo servo, che ha ottenuto misericordia, ma l'ha dimenticato subito. È stato perdonato, ma già si è lasciato tutto questo alle spalle, non ha tardato a ripiegarsi su se stesso. Lui che era stato chiamato a guardare avanti, appena è uscito fuori, non ha riconosciuto il fratello, non ha riconosciuto il compagno nel servizio e direi il compagno nella sventura, debitore come lui, anche se di una cifra di gran lunga inferiore. Lì, alla porta di questa chiesa o alla porta di casa, ti attende la prima occasione per cominciare a crescere, per cominciare a diventare come Dio, per dimostrare che gli apparteniamo veramente. La seconda lettura, Paolo dice ai Romani che noi siamo di Cristo, gli apparteniamo, qualunque cosa facciamo, in vita o in morte, noi siamo di Cristo, su di noi ha posto il sigillo, un sigillo che indica un cammino di crescita. Non è che Dio mi ha sigillato, ha posto il marchio DOC su di me perché già sono come mi vorrebbe, già sono il cristiano perfetto, io neanche lontanamente, ma penso che tutti quanti dobbiamo camminare. Il marchio di Dio è più che altro un incoraggiamento, una grazia, una forza che ti rimette in cammino. Oggi questa grazia, lo Spirito Santo che discende da questa parola e che invocheremo con forza durante la consacrazione, durante la preghiera eucaristica, questo Spirito Santo che è il principio di vita nuova, oggi ti dice tu puoi cominciare a perdonare, tu puoi essere libero. Paolo dirà che Dio ci ha liberati per la libertà. Sembra una tautologia, eppure è questo. Oggi sei libero, conserva la tua libertà, conserva questa apertura di cuore, conserva uno sguardo alto che punti verso la vita eterna, che punti, che possa indirizzare la tua storia verso l'eternità, la tua vita verso la vita eterna. E allora, se è vero che l'uomo può essere il peggiore aguzzino di se stesso, è anche vero che oggi, nella grazia di Dio, noi possiamo rimetterci in piedi, possiamo rompere le catene che ci bloccano, che ci tengono chiusi nel rancore, nell'ira. Così dimostreremo veramente di essere figli di Dio. Così la nostra carne mortale, un po' alla volta, comincerà a diventare la carne di Cristo. Certo, una carne a volte piagata, una carne sempre quotidianamente crocifissa, ma anche una carne destinata alla gloria della resurrezione. E quelle ferite che oggi ti fanno male, quelle piaghe di cui ancora avverti il dolore per quel torto subito, per quell'incomprensione, per quel tradimento, per quell'abbandono, quelle piaghe oggi nella luce di Cristo cominciano a risplendere, perché è da lì che parte, dalle tue stimmate. Ricordava il carissimo padre Rinaldo all'inizio della celebrazione che oggi noi ricordiamo, festeggiamo anche le stimmate di San Francesco. Mi permetto una citazione particolare che mi sta a cuore. Un nostro santo frate, padre Francesco Saverio Toppi, vescovo di Pompei, venerabile, ci auspichiamo che presto divenga beato, veniva ed era figlio spirituale di padre Pio e gli chiedeva una cosa: sarò conformato a Gesù? Certamente, gli diceva padre Pio, ma vivrò la passione? E diceva padre Pio, hai voglia. Quindi cosa ci aspetta oggi per essere conformati a Cristo? La passione. Croce certamente, ferite, ma anche passione. Mettiamoci passione nella nostra vita, nel costruire una vita libera, aperta, una vita da figli di Dio. Così sia.